Buonasera e benvenuti alla penultima tappa del nostro viaggio nella bellezza. Siamo nel cuore di Chiusdino, in questo piccolo paese che sembra sospeso nel tempo. Noi siamo davanti ad un luogo davvero emblematico, non solo di Chiusdino, non solo della provincia di Siena, ma un po' di tutta la narrazione fantastica, ma anche legata alla fede di questa terra. Questa è la casa di Galgano Guidotti, la casa di San Galgano. Fra poco andremo all'abbazia di San Galgano, ma vogliamo iniziare da qui e da questo rilievo di Giovanni d'Agostino, proprio sopra l'ingresso di quell'edificio che è riconosciuto ormai dal 300 come la casa di Galgano Guidotti. Questo rilievo ricorda proprio un episodio particolare, un episodio in cui si raffigura San Galgano condotto dall'Arcangelo Michele all'eremo di Monte Siepi. Entriamo. Che cosa accadeva nel 1148 in questo paese, in questa parte del territorio senese? Che cosa accadeva quando nacque Galgano Guidotti? Appunto nel 1148, e nacque qui, in questa casa, che oggi è ovviamente un luogo di culto, per una decisione, per una scelta che fu fatta all'inizio del secolo, all'inizio del Novecento, quando la venerabile compagnia che a San Galgano è dedicata, decise di riaprire al culto questa che era la casa di Galgano Guidotti, che nasce nel 1148, muore quando ha poco più di 30 anni. Qui ci sono i primi segni della sua vita, della sua testimonianza. L'abbiamo detto, suggestione e fede. Beh, ognuno di voi, ognuno di chi ci segue saprà scegliere. Per esempio, qui all'interno della casa di San Galgano, su questo sasso, la tradizione vuole che il cavallo di Galgano Guidotti si fermasse e si inchinasse reverente all'Arcangelo Michele, a San Michele Arcangelo, lasciando impresse su questo sasso le forme delle sue ginocchia, delle ginocchia del cavallo. È una leggenda, è la tradizione. Beh, tutto quello che riguarda Galgano Guidotti deve essere riletto con una lente particolare, prima di tutto di grande rispetto. Nella piazza del comune dove ha sede il municipio, il palazzo comunale di Chiusdino, c'è questa targa: sia grazie a essere qui nel giusto della vita, nell'opera del mondo, sia così. Questa targa ricorda un soggiorno di Mario Luzzi, grande poeta qui a Chiusdino, in questa segreta plaga toscana, scriveva e diceva Mario Luzzi. Beh, è il modo anche migliore per addentrarsi un po' di più in questa terra di Galgano Guidotti. Attenzione, vediamo se ho detto bene oppure no. C'è qui con noi Andrea Conti, storico, esperto anche della storia di Chiusdino e di tanto altro. Ovviamente, ho detto bene Galgano Guidotti? No. Il cognome Guidotti è un cognome che è stato inventato nel 1500, nella seconda metà del 1500, da uno storiografo senese che era un padre domenicano, che si chiamava Gregorio Lombardelli, e Gregorio Lombardelli inventa questo cognome partendo da un dato che troviamo nella documentazione più antica relativa alla vita di San Galgano, cioè il padre si chiamava Guidotto e quindi lui inventa questo cognome. E in realtà il cognome di Galgano non lo sappiamo. Galgano è un personaggio storico, un personaggio
che è fra i più importanti nella storia del monachesimo e dell'eremitismo in Toscana, un protagonista della rinascita dell'eremitismo nel XII secolo, insieme a altri santi come Guglielmo di Malavalle o Alberto di Montalcito. Di lui abbiamo una documentazione importantissima perché abbiamo il resoconto del processo di canonizzazione che è stato realizzato 5 anni dopo la morte di lui e abbiamo delle biografie che risalgono intorno alla metà del 1200. Quindi abbiamo una documentazione che possiamo definire quasi coeva. Quindi il personaggio è indubitabilmente un personaggio storico con dei contorni che storici ben definiti, su cui poi naturalmente la drammatizzazione agiografica si è sbizzarrita, ha ampliato alcuni episodi, ne ha trasformati altri, eccetera, eccetera, come spesso avviene in tutti i santi anche moderni, insomma, no? Si creano episodi più o meno fantastici, più o meno leggendari, ampliando alcune narrazioni, trasformandone altre, eccetera. Però è un personaggio interessante e lui è nato qui. Non sappiamo l'anno esatto della nascita, la collochiamo intorno al 1150. Sempre padre Lombardelli dice era nato nel 1148, ma in realtà non c'è nemmeno questa sicurezza. Lui lo dice perché noi sappiamo esattamente la data della morte, che è il 1181. Se noi dal 1181 sottraiamo 1148 otteniamo la cifra 33. Certo. Quindi è una data in realtà in cui si dice cristomimetica, vuol dire che si vuol far coincidere la vita del santo con gli anni della durata della vita, cioè, di Cristo, no? Quindi è una cosa interessante. Interessante, è bellissimo a prescindere, no? Al di là appunto del fatto che intanto è un personaggio storico, è esistito, ha fatto, però è anche bella la novellizzazione, cioè questo fatto, almeno per come l'abbiamo conosciuta, diciamo noi non esperti, di aver abbandonato a un certo punto anche una vita più agiata, indubbiamente aver scelto il monachesimo e quindi una vita di sacrifici. Di sacrifici. Lui vive la sua infanzia, la sua adolescenza, la sua prima giovinezza in un ambito familiare, diciamo così, signorile, molto vicino al potere dell'epoca. All'epoca, siamo nel XII secolo, Chiusdino è feudo del vescovo di Volterra. Anzi, qui è interessante notare una cosa, importantissima a mio giudizio, che il nome del santo, Galgano, viene presumibilmente imposto a lui al momento della nascita in omaggio al signore di Volterra e quindi anche di Chiusdino dell'epoca, che era il vescovo Galgano. E quindi questa famiglia, legata presumibilmente al conte, al vescovo conte, ecco, rende omaggio al signore del luogo chiamando il proprio figlio con lo stesso nome. Questo è interessante. Galgano vive tutta una gran parte della sua vita breve, che è stata, così come un giovane spensierato. Le cronache monastiche successive lo definiranno quasi un giovane perverso, scapestrato, corrotto, ma faceva parte un po' dello stile dello scrittore che, essendo un monaco, vedeva tutto ciò che era di fuori dal monastero come qualcosa corrotto, eccetera, eccetera. E quindi fa questa trasposizione. In realtà noi non sappiamo quasi niente di come abbia vissuto la gioventù di Galgano. Quello che è certo è che intorno al 1180, forse qualche anno prima, in lui si realizza un grande desiderio di spiritualità e quindi piano piano avviene una lenta e lunga traccia di conversione.
La mamma, che testimonia al processo di canonizzazione, ecco che afferma che lui ebbe delle visioni dell'arcangelo Michele che lo invitavano a cambiare vita. E da quel momento lui comincia a cambiare vita e questo cambiamento si compie nella vigilia del Natale del 1180, quando lui lascia Chiusdino e va a Montesiepi, dove compirà il famoso gesto con cui è noto, ormai è diventato simbolo del santo e anche simbolo di questo territorio, quando configge la spada nel terreno. Dopo andremo, ovviamente, non sto a chiederle conferma di ciò che ho detto poco fa rispetto al masso dove il cavallo ha impresso le ginocchia, non lo tiro in ballo, a me piace pensarlo, me piace pensare che sia vero, ecco. Sì, questo è quella pietra che è lì che avete trovato nella cappella della casa natale del santo e vi fu portata negli anni 50, cioè proprio una piccola lapide che ricorda questo trasferimento. È una leggenda che è molto bella, una leggenda di origine popolare che poi viene assunta anche nelle biografie tardo-seicentesche, settecentesche del santo e viene ripetuta così. È bello pensarlo, è un'espressione bella. Ma forse anche una fake news, no? Come si usa a dire. Pensiamo a quanto sono brutte le fake news di oggi, invece alla poesia di questo cavallo che si inginocchia. Andiamo adesso, sempre con Andrea Conti, al museo che è proprio qui accanto, nella stradina accanto al Palazzo Comunale. Eccoci qua, già all'interno del museo, in una delle 10 sale, c'è il riferimento a quello che Andrea Conti ci ha già detto essere l'evento di fede più importante, il miracolo legato a San Galgano con la spada nella roccia. Ma Andrea Conti, ecco, intanto diciamo questo museo, come nasce e che cosa vi è conservato? Il museo nasce dall'acquisizione di questo palazzo, che è il palazzo di una famiglia aristocratica di Chiusdino, la famiglia Taddei, che viene realizzata dall'amministrazione comunale qualche anno fa. Il palazzo ospita quindi una collezione di opere d'arte, bassorilievi, pitture ad olio e poi vedremo sopra un'opera di orificeria sacra di straordinario valore e di interesse, interamente dedicata a San Galgano. Il palazzo apparteneva ad una famiglia aristocratica di Chiusdino, la famiglia Taddei, che ha dato i natali al più illustre rappresentante di essa, Alceo Taddei, che è stato un combattente degli studenti del battaglione toscano a Curtatone a Montanara. E infatti troveremo in una sala un accenno fortissimo a questi ideali risorgimentali che appartenevano proprio ad Alceo Taddei. Troveremo un'allegoria dell'Italia che agita un vessillo in cui è scritto «Viva Vittorio Emanuele II», eccetera. Ciò che più interessa però è il patrimonio che qui è raccolto. In questa sala, la sala dei bassorilievi, troviamo due opere di grande importanza. Questa, che è un bassorilievo realizzato da Giovanni di Agostino, siamo nella prima metà del 300, Giovanni di Agostino muore nella grande peste del 1348 e che raffigura San Galgano a cavallo, che viene condotto dall'arcangelo Michele sul colle di Montesiepi. Quindi siamo nel giorno della conversione di questo santo. Purtroppo le figure sono molto rovinate perché il bassorilievo era esposto all'aperto, era sulla facciata della casa natale di San Galgano.
in cui attualmente si trova una copia realizzata dall'opificio delle pietre dure. Quindi sì, l'abbiamo questo è l'originale. Detto illustrando lì proprio il frontale, diciamo. E questo quindi è l'originale, eccetera. E noi non sappiamo quale sia la provenienza di quest'opera e né in che cosa potesse consistere, cioè se sia stata un'opera isolata oppure se facesse parte di un progettato ciclo scultoreo interamente dedicato al santo, di cui però non esiste traccia documentaria alcuna. Ecco, perché questo bassorilievo e questo sono coevi, sono... Sono a distanza di qualche tempo l'uno dall'altro, a distanza di circa un secolo l'uno dall'altro. Questo siamo nella prima metà del 1300, questo invece siamo nella metà del 1400. Questo è Urbano da Cortona ed è molto interessante, raffigura San Galgano che infigge la spada nella roccia di Montesiepi, anche se, e qui è interessante dirlo e ribadirlo, le fonti antiche relative a San Galgano, cioè le fonti principali, ovvero il processo di canonizzazione e le due biografie del 1200 di cui le ho parlato, non accennano mai al miracolo di un'infissione della spada nella roccia, ma dicono che San Galgano infisse semplicemente la spada nel terreno. Questa tradizione della spada che viene piantata nella roccia è una tradizione successiva ed è interessante anche studiare i motivi. Viene elaborata per la prima volta da un monaco fiorentino della prima metà del 1300, ma lui dà un significato simbolico a questa roccia. Il Vangelo dice, parla di una roccia, parla di una pietra, no? L'espressione più nota è quando Gesù si rivolge a San Pietro e dice tu sei Pietro e su questa pietra edificherà la mia chiesa, certo. È l'espressione più famosa. Ma ce ne sono anche altre in cui Gesù parla di se stesso come di una roccia, di una pietra. Quindi che cosa ci vuol dire il biografo di San Galgano? Che lui è affondato la vocazione, cioè Galgano ha affondato la sua vocazione sulla roccia, sulla solidità della parola di Dio e dell'esempio di Cristo. Una pala di Niccolò di Segna, una Madonna col bambino, siamo negli anni 30-40 del 1300. È una pala che viene realizzata per l'eremo di Montesiepi, da questo grande pittore senese, e viene commissionata da un converso dell'abbazia di San Galgano, Ristoro da Selvatella. Questa pala in realtà si potrebbe considerare una sorta di sportello di un armadio contenitore di reliquie. A Siena abbiamo la famosa arliquiera del Vecchetta. Ecco, anche qui abbiamo questa immagine. E l'immagine è in stretto dialogo con gli affreschi di Montesiepi, perché siamo negli stessi anni in cui Ambrogio Lorenzetti realizza gli affreschi di Montesiepi. Questo testimonia una incredibile floridezza della comunità cistercense di San Galgano. Andrea Conte, abbiamo visto i due bassorilievi che vedono il protagonista San Galgano. Abbiamo visto questa stupefacente, bellissima Madonna con bambino di Niccolò di Segna e adesso il terzo pezzo forte, lo possiamo chiamare così. Possiamo dire il terzo, ma possiamo dire che è senz'altro l'opera principale che è custodita nel museo. Il reliquiario della testa di San Galgano, o come dicono le fonti chiusdinesi e la tradizione chiusdinese, della sacra testa di San Galgano. Quasi in dialogo con Siena che parla della sacra testa di Caterina, certo. No? E quindi questo è interessante. È un'opera di grandissimo valore artistico, realizzata fra gli anni 60 e 70 del 1200 da uno dei più grandi orafi, forse il più grande orafo dell'epoca, Pace di Valentino.
L'opera custodiva, il reliquiario custodiva al centro la testa, l'unica reliquia che noi abbiamo del santo, cioè la testa di San Gargano, che è attualmente conservata in un reliquiario moderno in chiesa parrocchiale. Questo reliquiario, questa quasi, che ha forma quasi di torre, così, si sviluppa su tre ordini sovrapposti. Nella parte più in basso noi vediamo le scene della vita di San Gargano, così come le scene principali della sua vita, dalla sua conversione alla sua presenza sul colle di Montesiepi, eccetera, eccetera, fino ad una scena che è interpretata di volta in volta come quella della sua morte o come quella della sua canonizzazione. Nella fascia centrale, che attraverso un meccanismo particolare si abbassava e si abbassa tuttora, si abbassa per poter mostrare la testa, la reliquia, ecco, sì. Invece sono le immagini degli apostoli e di altri santi. Nella parte invece più alta sono interessantissima, possiamo definire la storia della apoteosi di San Gargano, in stretto rapporto con la scena della morte o della canonizzazione del santo, c'è la scena del suo ingresso nell'eternità, quindi nel suo ingresso in paradiso. Nel suo ingresso in paradiso, che viene accompagnato, c'è tutta la scena poi fino in fondo in cui Cristo pone sulla testa del santo una corona che significa il raggiungimento della gloria celeste, viene accompagnato dall'abate fondatore della grande abbazia gotica, che si chiamava anche lui Galgano. Quindi abbiamo Galgano il santo e Galgano l'abate. Galgano l'abate era un pisano, Galgano Visconti, e che è chiamato per le sue virtù Galgano II. Galgano primo è il santo, Galgano II è lui. Questa opera è stata per tanti anni ha custodito al suo interno la testa di San Gargano fino al 1977, quando la testa è stata trasferita in un nuovo reliquiario che è su in chiesa parrocchiale. Il reliquiario è stato custodito a Siena alla metà del 1500 fino a qualche anno fa, quando tramite un apposito accordo è stato posto in deposito nel museo di Chiusdino, e rappresenta senz'altro l'opera principale per valore intrinseco e artistico che essa possiede, insomma, certo. L'opera principale dell'intero museo. Noi vediamo la raffinatezza dei piccoli bassorilievi di queste scene della vita del santo, dei santi, vediamo la raffinatezza delle filigrane, degli smalti, delle pietre preziose, eccetera. Quindi un'opera di grandissima orificeria del XIII secolo, un'opera di grandissimo valore artistico. E anche un po' di ardimento tecnologico, questo scorrere, no? C'è un meccanismo particolare per cui il tamburo centrale entra nella parte sottostante, e nel XIII secolo, insomma, già concepire un meccanismo del genere. Veniva custodita anticamente nell'abbazia di San Gargano, portata periodicamente a Siena, perché dobbiamo ricordare che San Gargano, nato a Chiusdino, patrono di Chiusdino, ma anche patrono di Siena. Siena ha tantissime opere d'arte che ricordano San Gargano. Pensiamo al ciclo degli affreschi del Santuccio, al ciclo degli affreschi del Refugio, il palazzo di San Gargano stesso, il legame fra l'abbazia di San Gargano e Siena è fortissimo. L'opera del Duomo fu diretta dai monaci di San Gargano, ma anche i due uffici dell'antico stato senese, la Biccherna e la Gabella, furono diretti dai monaci di San Gargano. Allora, chi avrà seguito questa nostra puntata finora comincerà a capire perché era giusto partire da qui, partire dalla casa di San Gargano, dal museo a lui dedicato, dal reliquiario, prima di approdare all'abbazia di San Gargano, dove adesso andremo.
Andrea Conti, la suggestione della casa di San Galgano, i bassorilievi, il reliquiario straordinario. Però quando ci si trova qui dentro si respira un'atmosfera particolare, sembra di essere veramente fuori dal tempo, immersi in un'era che è tutta da decifrare però, perché questa abbazia è straordinaria ma anche un po' misteriosa. Beh, questa abbazia ha un fascino particolare perché alla fine del 1700 rovinò il tetto e quindi si trasformò in un rudere. Questa espressione è un po' brutale, ma tale è. Finché poi alla fine del 1800 non si concentrò l'attenzione di uno dei più grandi storici dell'architettura toscani dell'epoca, cioè Antonio Canestrelli, e finché negli anni 20 del 1900 non fu fatto un progetto di valorizzazione e di recupero straordinario da parte dell'architetto Chierici, che quindi consolidò le strutture che erano rovinate. Questa abbazia inizia la sua storia negli anni 10 del 1200. La piccola comunità di monaci cistercensi che si era stabilita intorno alla collina di Montesiepi, dove Galgano termina la sua vita terrena nel 1181, si era talmente ingrandita che fu necessario trasferirla in basso. La comunità acquisì progressivamente da Chiusdino questi terreni, abbiamo gli atti del 1242-1244, per cui la comunità di Chiusdino dona ai monaci di San Galgano questi terreni e vi edifica questa grande abbazia, che è una straordinaria opera architettonica perché è la prima costruzione gotica che entra in Toscana. Quindi San Galgano possiamo definirla la porta del gotico in Toscana. Che ha in Francia una cugina, quantomeno cugina. Che no? Ha in Francia molti luoghi di culto che hanno queste caratteristiche, ma in questo caso noi abbiamo un gotico più contenuto, meno fiammeggiante, meno ricco di quelle caratteristiche che poi invece riscontriamo nelle chiese del Nord Europa, gli archi rampanti, eccetera, eccetera. Qui non ci sono. E infatti il gotico toscano, se noi ci pensiamo, ha una sua sobrietà particolare. Una maggiore dolcezza. Maggiore dolcezza, ecco. E sobrietà. Rispetto al tema delle origini, quando fu edificata l'abbazia, ne ha viste tante, dopo ne parleremo, poi appunto l'operazione di recupero. Che cosa è più coevo alla nascita dell'abbazia? I capitelli, le pietre rispetto ai mattoni? No. La parte più antica della chiesa abbaziale è l'abside. I monaci iniziavano a costruire i loro monasteri dalla chiesa abbaziale, dall'abside, perché prima cosa che dovevano fare era assicurare il culto. La regola benedettina, i cistercensi sono un ramo della grande famiglia benedettina, noi sappiamo tutti che è abbreviata, che è sintetizzata in una formula famosissima: ora et labore. Ma è ora la prima cosa. E quindi è chiaro che dovevano costruire innanzitutto l'abside. Poi si espande la fabbrica dell'abbazia, si espande in questa direzione fino alla facciata. Vi collaborano maestranze senesi, pisane, eccetera, eccetera. Sono state studiate tutte e sono state anche individuate in quale parte dell'abbazia hanno lavorato le varie maestranze in base alla disposizione dei conci degli archi a sesto acuto. Secondo come sono stati disposti i conci è stata individuata la provenienza della maestranza. Questo è molto interessante. Pochi sanno che qui lavorò, giovanissimo adolescente, Arnolfo Di Cambio, prima di iniziare la sua grande carriera, imparò un po' il mestiere. Questo è stato, ci sono proprio i documenti che di Arnulfus Cambi Collensis, quindi non ci dovrebbero essere dubbi, certo, sulla sua identificazione con il grande scultore e architetto. Ecco, il tetto. Il tetto non c'è. È oggetto di tante analisi. Io c'ho in testa questo fatto e non mi sono mai spiegato il tetto di piombo. Allora, qui c'è un grande equivoco.
perché la copertura di piombo non era in questa chiesa abbaziale, ma era nella cupola di Monte Siepi. Noi oggi, l'eremo di Monte Siepi, vediamo la chiesa a pianta circolare e poi sopra un tetto a capanna, ma anticamente aveva una cupola che esternamente era coperta di piombo. Questo edificio invece aveva una copertura che era fatta di trabeazioni e laterizi. Quindi non apparteneva a questa chiesa il tetto di piombo, apparteneva su alla chiesa di Monte Siepi. E fu asportato durante la guerra di Siena. Proprio il governo della Repubblica di Siena ordinò di asportare il rivestimento di piombo per poterne fare delle munizioni prima che se ne impadronissero i fiorentini per uno scopo analogo. Allora, però abbiamo scoperto che il tetto di piombo era quello di Monte Siepi, i senesi ci volevano fare le pallottole, eccetera, eccetera. Ma e il tetto qui? Il tetto qui è crollato nel 1786. Perché vi crollò sopra il campanile. Il campanile purtroppo era già pericolante da molto tempo e nel gennaio del 1786 crollò sulle volte e quindi trascinandoci giù il tetto. Addirittura noi sappiamo che in quel momento si stava celebrando una messa e c'erano circa 50 fedeli che però fecero in tempo a fuggire dalla chiesa. Quindi sentirono crollare il tetto, bastò quella pochissima resistenza delle trabeazioni per far sì che i fedeli uscissero di chiesa e poi crollò tutto. E da quel momento purtroppo inizia lo smantellamento di tutte le strutture. Ecco, ognuno lodo, ognuno taglia. No? Certo, lo smantellamento dell'abbazia e anche lo smantellamento del presidio monacale. Diciamo, del presidio, degli ambienti frati, monastici. Cioè, ecco. Ambienti monastici, qui c'erano tutti gli ambienti qui intorno, quindi gli alloggi dei monaci, i vari laboratori, eccetera, eccetera, e furono tutti smantellati. Tant'è vero che è rimasto solo una parte. La sala capitolare. È rimasta la sala capitolare, il cosiddetto scriptorium e una parte della zona superiore. Il resto fu tutto demolito. Però rispetto ad altri monumenti che ne hanno subito di cose nell'arco della storia, si può dire che al di là del tetto la conservazione è quella lì, cioè queste pietre, queste colonne, i capitelli? L'edificio chiesastico è pressoché intatto, ecco, ovviamente senza gli arredi liturgici. L'attuale piano di calpestio è leggermente superiore al piano originale, ma si parla di 30-40 centimetri, il piano originale si trova un po' sotto l'attuale piano di calpestio, per cui un eventuale scavo archeologico potrebbe ripristinarlo, e in una parte delle cappelle della parte terminale della chiesa, del presbiterio, è stato proprio riportato, recentemente c'è stato uno scavo archeologico coordinato dal professor Marco Valenti che ha riportato in parte la visibilità del pavimento originale. Sì. Allora, io direi di fare così, vedo che è arrivata la sindaca, allora io farei una chiacchierata con la sindaca, mentre con lei, Andrea Conti, ci ritroviamo all'eremo di Monte Siepi per chiudere questo viaggio affascinante. Perfetto. Ecco qua, grazie alla sindaca Luciana Bartaletti, sindaca di Chiusdino da pochi giorni, vero? Sì. Sono solo 4 mandati, se non sbaglio. Sì, 4 da sindaco e 1 da vice sindaco. Bene, comunque davvero un amministratore importante del nostro territorio, grazie della sua collaborazione. Beh, qui siamo nel gioiello del territorio del comune di Chiusdino, all'interno dell'abbazia di San Galgano. L'abbazia di San Galgano è uno dei gioielli, dei risultati di una battaglia di tanti anni del comune di Chiusdino, perché prima il comune di Chiusdino, diciamo, non aveva competenze su San Galgano. Perfetto. E poi dal 2017 in poi? Sì. Diciamo un po' prima. Raccontiamola, sì, questa battaglia. Io credo proprio che è stata una mia missione, la missione mia e di tutti i miei cittadini, chiaramente, perché per noi San Galgano rappresenta il simbolo non solo del territorio del comune di Chiusdino, ma dell'intera Val di Merse e anche importante per Siena, la città di Siena. Devo dire che quando nel 2001 i ragazzi della comunità incontro di Don Gelmini, che stavano proprio qui nella parte dove prima c'erano i frati, decisero di abbandonare l'abbazia. Io ero il primo mandato
E sono sempre stata molto amante, non solo dell'abbazia, ma della storia, dell'arte che erano intorno alla figura di San Galgano, e quindi chiesi di avere la possibilità, con una convenzione con il Demanio, di gestire tutta quella parte che era non solo una tutela, ma direi anche una possibilità di poterla aprire al turista. E così facemmo. Successivamente, quando passeranno gli anni, tantissimi anni, e così fu emanato il federalismo culturale. E allora, grazie al Demanio, grazie alla soprintendenza, grazie al Ministero dei Beni Culturali e alla nostra volontà comunque di garantire l'apertura dell'abbazia e anche di tutelarla, ma poi dirò meglio, abbiamo fatto la domanda per, sul federalismo culturale, di avere, con il progetto di valorizzazione, di veramente averla in proprietà. È veramente una storia importante, no? Pensiamo a un piccolo comune, Giusdino, qualche migliaio di abitanti, che riesce a diventare proprietario di ciò che la rappresenta al meglio come identità, il territorio, più che l'abbazia di San Galgano. Sì, sì, sì. E questo è stato molto emozionante. E poi come fate però? Allora, le devo dire che all'inizio io e la mia amministrazione, quindi non solo da parte della maggioranza, ma tutti insieme, anche la popolazione, le minoranze, erano d'accordo di tenere aperta l'abbazia di San Galgano e nel contempo di prendere alcuni impegni precisi. Chiaramente è stato un orgoglio, un impegno forte, ma anche una grande soddisfazione, le devo dire, perché l'impegno poi è stato colmato da quello che siamo riusciti, l'avete visto voi, a fare, perché abbiamo sottoscritto l'accordo del programma di valorizzazione, che prevede interventi importanti, e questo ci tengo a dirlo, non solo di tutela, perché ora è cambiato il modo di gestire i monumenti. Vanno tutelati, quindi conservati, fare tutti quegli atti che permettono la conservazione, ma anche la valorizzazione. E il nostro scopo è stato proprio quello. All'inizio abbiamo fatto dei grossi investimenti per quanto riguarda la staticità, per quanto riguarda l'aspetto della manutenzione della parte marmorea, che qualche pezzo di marmo può cadere, è caduto, e tanti interventi di manutenzione, ma siamo andati avanti, abbiamo fatto importanti interventi di ricerca proprio, ricerca dei materiali, ricerca della costruzione. Con l'Università di Siena abbiamo fatto un accordo importante, con, non solo con l'archeologia, ma anche con tutta l'università, per andare a studiare anche i colori, i materiali utilizzati. Ci sono veramente degli studi approfonditi che poi presenteremo. Certo. Allora, lei adesso ci porterà in una parte, diciamo, dell'abbazia di San Galgano a lei molto cara, però io volevo andare un po' più terra terra. Ecco, io ho già dato, però se qualcuno volesse sposarsi in questo splendido luogo, si può sposare. Io ho dato anche io, quindi. Però lo rifarei volentieri. Le posso dire, io dall'inizio del mio mandato, ora avrò, cioè all'inizio non celebravamo matrimoni, saranno gli ultimi 4 anni, e devo dire che vengono da tutte le parti del mondo. Del mondo, chiaro. Da tutte le parti del mondo. Chiaramente anche questa è una forma, perché oltre, come le ripeto, nella parte della tutela e anche della valorizzazione, è anche una possibilità di sviluppo. Beh. Di sviluppo non solo del mio piccolo comune di 2000 anime, ma di tutta la Val di Merse, perché c'è un indotto intorno al matrimonio che veramente va ben oltre il mio comune, e questo è molto importante. Ma non solo, ma io le devo dire che noi abbiamo istituito un biglietto unico, cioè il turista che viene all'abbazia di San Galgano con il biglietto ha la possibilità di visitare il museo di Giusdino, la casa natale di San Galgano, che è di proprietà del comune e l'abbiamo restaurata con interventi importanti. Sicuramente avete intervistato il professore Andrea Conti, vi ha illustrato, ma anche ora abbiamo fatto un grosso, un importante progetto
di valorizzazione di tutta la casa di San Galgano, abbiamo avanzato una domanda al PNRR che, se ci viene accolta, veramente darà uno sviluppo importante. E non solo, qua più di noi la festa di San Galgano, quindi c'è un richiamo. Anche del turismo delle reliquie, perché è un turismo di forte... Questo biglietto, come le ho detto, dà la possibilità di rivitalizzare il paese, perché era un attimino lo spopolamento, noi... Io, come tutti i paesi. Se mi dà la possibilità di accennarlo, io le dico che sia l'abbazia e la centrale geotermica, con il riscaldamento geotermico che stiamo facendo nel comune, sono stati due interventi fondamentali per il mio comune. Ci credo. Allora, noi adesso ci spostiamo sempre qui all'abbazia, ma dall'altra parte, intanto ci vediamo un estratto di un film che certamente è molto legato, connesso all'abbazia di San Galgano. Parliamo di Nostalgia di Tarkovsky. Nel progetto di valorizzazione uno degli obiettivi fondamentali è quello di rendere fruibili luoghi che sono stati chiusi da anni, e questo è molto importante. E questa è la sala del refettorio, dove abbiamo ristrutturato e installato la guglia che era nel cimitero di Frosini. È un molto importante, ma anche direi un ritorno di questa opera all'interno dell'abbazia di San Galgano. Presto apriremo questa sala, che appunto era la sacrestia, e stiamo anche riprendendo tutti gli affreschi. Eravamo là con la sindaca Luciana Bartaletti, abbiamo parlato là dell'abbazia di San Galgano prima, anche negli aspetti storici e di valorizzazione, e poi la sindaca ci ha fatto un piccolo regalo, diciamo così. Questa prospettiva è praticamente inedita
perché questo è un affaccio sull'abbazia di San Galgano che viene direttamente dal convento. Ed ecco quando la sindaca parlava di valorizzazione. Il progetto di cui parlava Luciana Bartaletti intende far portare sostanzialmente i visitatori che arrivano anche dal convento dentro l'abbazia e viceversa. Ed è quindi, come dire, la chiusura di un cerchio fantastico, perché noi adesso siamo in un luogo praticamente mai visitato. Qui ci sono le celle dei frati e attenzione, sono le celle dei frati originali. Il pavimento su cui camminiamo è ancora quello lì, quello dei frati che erano qui. Quindi davvero le celle, le vedete, erano queste, le celle dei frati, non è che le hanno costruite successivamente. Ed è quindi davvero un luogo molto molto interessante anche per gli sviluppi di fruizione che avrà. Allora Luciana Bartaletti, ho detto un po' per sommi capi questo vostro progetto davvero affascinante. Qui siamo in quella che era la cappella di culto dei frati, in sostanza. Esatto, sì, questa era la cappella dove i frati celebravano le loro preghiere durante la settimana e tutte quelle importanti iniziative religiose fra loro, perché questa era la cappella dei frati dove vivevano appunto qui nelle celle. Mentre invece quando c'erano le cerimonie importanti scendevano da quella scala e andavano nella chiesa. Ecco, è veramente quello, ora abbiamo già dato l'incarico a dei progettisti proprio per ristrutturare, tutelare, come ho detto, e dare la possibilità al turista poi di visitarlo e apprezzare anche queste parti che da anni e anni e anni sono state chiuse al pubblico. Eh sì, e questa idea della circolarità, della possibilità di andare, venire anche come un unico luogo da visitare senza limitarsi alla splendida, insomma, abbazia senza il tetto, è una grande idea, insomma. Vedo che lei ha letto forse una parte anche del nostro progetto di valorizzazione, perché l'idea è anche quella non solo di interessare i nostri interventi, ma anche le future amministrazioni all'abbazia, ma proprio l'abbazia dovrà essere una porta diffusa nel territorio, perché noi abbiamo il castello di Mirandolo, l'abbiamo restaurato con il professor Marco Valenti, tutto uno studio, 20 anni abbiamo fatto di studi di archeologia, perché vogliamo appunto dare questa possibilità dall'abbazia di diffondere in tutto il territorio e non solo quindi a Mirandolo, al borgo di Chiuddino, a tutta l'arte, alla natura, ma anche a tutti gli altri paesi che fanno parte dell'Unione dei Comuni della Val di Merce, ma direi essendo un po' più moderni, a superare tutti quei confini, andare ben oltre, fino anche in accordo con la provincia, con il Comune di Siena, con tutte le altre istituzioni, fare un progetto turistico veramente importante. Grazie, grazie a Luciana Bartaletti. Noi adesso facciamo un po' la salita, splendida, e andiamo all'eremo di Montesiepi per la chiusura. Eccoci qua, la spada nella roccia, siamo all'interno dello splendido eremo di Montesiepi. Andrea Conti, abbiamo già detto, no, della origine forse vera e propria, però qui è comunque molto bello. Penso anche a questi bambini che spesso vengono qui e guardano estasiati questa spada. Senz'altro siamo in uno dei luoghi più suggestivi e ricchi di fascino del territorio della Val di Merce, ma io oserei dire della provincia di Siena e di tutta la Toscana. L'abbazia, l'eremo di Montesiepi attraggono migliaia e migliaia di visitatori ogni anno. Qui siamo nel luogo dove Galgano termina il suo percorso spirituale
e piantando la spada nel terreno. Gli atti del processo di canonizzazione e poi le più antiche biografie proprio dicono così, la frase proprio in latino dice in terra pro cruce spatam fixit, cioè nel terreno al posto della croce o come una croce infisse la spada. La spada ha una forma cruciforme, no? Ha questo aspetto cruciforme. L'elsa, la guardia, la lama hanno la forma di una croce e questo era, pare che fosse una tradizione dei cavalieri di piantare proprio la spada nel terreno e di pregare davanti alla spada. La spada non era solo un oggetto di difesa o se vogliamo anche di offesa, ma la spada era benedetta dal vescovo. Talvolta portava nell'elsa, non è questo il caso, ma portava nell'elsa delle reliquie di santi. Noi lo sappiamo per esempio dai poemi cavallereschi, dalle chanson de geste, noi sappiamo che la famosa Durlindana, spada di Orlando, aveva delle reliquie incastonate. Non è questo il caso. Comunque Galgano arriva qui nel Natale del 1180 e qui come culmine del suo percorso spirituale pianta la spada nel terreno. Naturalmente il richiamo viene spontaneo, la spada nella roccia, ad Artù, no? Questo è un richiamo spontaneo, una suggestione spontanea, in realtà non ha niente a che vedere con quella storia lì. Anche perché Artù, qual è il legame? Che lui estrae la spada da un'incudine posta sulla roccia e il suo percorso inizia in quel momento, mentre la spada piantata nella roccia da Galgano conclude un percorso, conclude il percorso di conversione di Galgano. E quindi lui da quel momento rinuncia al suo stato di cavaliere e diventa eremita. Ma l'eremita in realtà nella concezione medievale era il cavaliere del Signore, quindi lui si impone il suo stato di cavaliere al servizio di un Signore più alto che è Cristo. Bene, davvero affascinante questo racconto complessivamente legato a San Galgano, ringraziamo Andrea Conti davvero. È la nostra ultima tappa come territori comunali di questa nostra trasmissione e siamo contenti di aver chiuso qui a San Galgano nel comune di Chiusdino, perché davvero l'abbazia di San Galgano, l'eremo di Montesiepi evocano il nome del nostro territorio senese in tutto il mondo. Grazie ancora Andrea Conti. La nostra trasmissione ci sarà anche lunedì, sarà una puntata speciale, anzi una tappa speciale, e capirete perché parlo di tappa. Grazie a chi ci ha seguito, buona serata.